Si è chiusa ormai la fase della presentazione delle liste per Camera e Senato. 19 sono i simboli dei partiti presentati che ora sono al vaglio dei controlli. Per la Camera dei Deputati in Molise sono 19 i simboli dei partiti depositati in Corte di Appello, due le coalizioni centrodestra e centrosinistra, mentre le altre sono rappresentate da un unico partito. Ma comunque vediamo il quadro. Centrodestra, Collegio di Isernia Mario Pietracupa, Collegio Campobasso Aida Romagnolo, le liste proporzionali collegate, Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione, Nicola Cavaliere, Noi con l'Italia, Teresio Di Pietro, Maria Laura Cancellario, Fratelli d'Italia, Francesco Baccari e Giuseppina Rutigliano. Noi con Salvini, Aida Romagnolo e Giancarlo Morandi. Per il centro-sinistra, Collegio di Isernia Maria Teresa D'Achille, per il Collegio di Campobasso Vittorino Facciolla, le liste proporzionali collegate, Partito Democratico, Micaela Fanelli, Carlo Veneziale, Civica Popolare, Salvatore Cola Giovanni, Giovanna Di Meo, Più Europa, Tonina Cordedda e Giovanni Sanna, per la lista Insieme, Anna Dea Di Ciocco e Matteo Delrico. Veniamo ai 5 Stelle, Collegio Isernia Rosalba Testamento, Campobasso Antonio Federico. La lista proporzionale dei 5 Stelle vede Antonio Federico e Rosalba Testamento. Liberi e Uguali, Collegio Isernia Danilo Leva, quello di Campobasso Resta e Campopiano, per la lista proporzionale di Liberi e Uguali Giusi Occhionero Nicola Palombo. Partito Repubblicano, Collegio Isernia Luca Bartolini, Collegio Campobasso Germano Gabanini, per il proporzionale del Partito Repubblicano Luigi Fristachi, Paola Belardinelli. Partito Comunista, Collegio Isernia Michele Piunno, Campobasso Angela Damiano, per le liste proporzionali Angela Damiano, Michele Piunno. Potere al Popolo, Collegio Isernia Rossella Griselli, Campobasso Luigi Vitullo, al proporzionale Italo Di Sabato, Candida Stellato. Casa Pound, Collegio di Isernia Agostino Di Giacomo, Campobasso Pietro Eremita, per il proporzionale Claudia Pagliariccio, Agostino Di Giacomo. Blocco Nazionale, Collegio Isernia Patrizia Ciocca, Campobasso Luca Longobardi, per il proporzionale Luca Longobardi, Patrizia Ciocco. Popolo della Famiglia, Collegio di Isernia Nicola D'Aloiso, mentre quello di Campobasso Laura Bellomo, per il proporzionale Nicola D'Aloiso. Camera dei Deputati Valore Umano, Collegio Isernia Paola Perpetua, Campobasso Elia Rubino, al proporzionale ancora Elia Rubino. Italia agli Italiani, Collegio Isernia Diego Scarano, quello di Campobasso Franca De Sandis, non c'hanno proporzionale. Camera dei Deputati Destre Unite Forconi, Collegio di Isernia Maria Rosaria Petti, Campobasso Giuseppe Del Giudice, al proporzionale Giuseppe Del Giudice. Al Senato le liste presentate sono 18, sempre due le coalizioni con più partiti. Vediamo il dettaglio. Centrodestra uninominale Michele Iorio, le liste proporzionali collegate, Forza Italia Nunzio Luciano, Noi con l'Italia Antonio Daimmo, Fratelli d'Italia Maria Domenica D'Alessandro, Noi con Salvini Luigi Mazzuto. Centrosinistra uninominale Enrico Colavita, Partito Democratico come liste proporzionali Laura Vennitelli, Area Civica Ernesto Lavecchia, Più Europa Maurizio Anche, Civica Popolare Alfredo D'Ambrosio. 5 Stelle uninominale Luigi Di Marzio, proporzionale Fabrizio Ortis. Al Senato Liberi e Uguali uninominale Michele Durante, al proporzionale Gianmaria Palmieri. Partito Repubblicano uninominale Renato Lelli, al proporzionale Luisa Bardini. Senato Partito Comunista uninominale Roberto Pano, al proporzionale Michele Giambarba. Potere al Popolo uninominale Paolo Marinucci, mentre la lista al proporzionale Cinzia Di Pentima. Casa Pound all'uninominale Pierfrancesco Di Salvo, mentre come lista proporzionale Enzo Lalli. Senato Blocco Nazionale uninominale Luca Lombardi, al proporzionale Patrizia Ciocca. Senato Popolo della Famiglia uninominale Giulio Gianserra, mentre per il proporzionale Salvatore Pastorello. Al Senato Valore Umano non ha nome nell'uninominale, mentre nel proporzionale Anna Maria D'Andrea. Infine Destre Unite Forconi all'uninominale Dario Mancini, mentre per la lista proporzionale Orlando Iannotti. Ora tutto passa al vaglio della Commissione per il controllo della validità degli atti a corredo.